Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dal campo Giunti di Arezzo. Torniamo a seguire il campionato Under 17 di Serie C. L'Arezzo, dopo due successi con Pontedera e Pistoiese, entrambi per 1-0, affronta quest'oggi la Carrarese. Una partita interessante perché la Carrarese si trova in questo momento in terza posizione a quota 22, l'Arezzo segue di 2 punti a quota 20, quindi in caso di successo la formazione amaranto di Dante Gioacchini scavalcherebbe proprio la Carrarese portandosi a quota 23 punti, dunque in piena zona per il passaggio alle fasi finali di questo campionato Under 17. Come detto, l'Arezzo viene da due successi, Pontedera 1-0 e Pistoiese in trasferta 1-0. L'Arezzo ancora che prova ad andare, Conte Duca va a lanciare proprio verso Tiradossi, controllo in aria, Tiradossi cerca fuori il pallone, Blasetti, parte la conclusione di Blasetti, la palla che va fuori di poco, primo tiro della partita. Smecca dalla distanza la presa di Casini, che concede calcio d'angolo. Blasetti, parte il cross, Sestini, controllo, Sestini la tiene lì, Sestini ancora, destro a giro di Sestini, alto di pochissimo. Questa è stata la prima vera palla gol per l'Arezzo, con Sestini che ha cercato di concludere dopo un ottimo controllo di palla. Anselmi anticipa bene qui Davitti, Anselmi sguscia via, questa può essere pericolosa di azione, Anselmi dal fondo, è calcio di rigore per il contatto con Orlandi che ha fermato così Anselmi, e dunque l'Arezzo ha la possibilità di trasformare il calcio di rigore al 43esimo. Le proteste del portiere Gallina con l'arbitro Cioli, ma Anselmi si è procurato il rigore, adesso è pronto a effettuare la battuta. Parte Anselmi, destro, palo esterno, peraltro la palla è uscita alla destra, adesso viene rincuorato, bello questo gesto anche di Sestini che è andato subito a rincuorare il compagno, così come Tiradossi. Sono cose che ovviamente possono capitare. Batte direttamente lui, João Pai. Parte la pallone, secondo palo, Pellegrini trova il gol, Pellegrini è sbucato sul secondo palo, il capitano dell'Arezzo porta in vantaggio la formazione amaranto, che dunque sblocca una partita complicata dove c'erano pochissimi spazi. L'angolo battuto a sorpresa da Tiradossi, che l'ha battuto subito, e sul traversone Pellegrini, dimenticato sul secondo palo, a porta vuota, messo dentro, e dunque l'Arezzo passa in vantaggio con Pellegrini, proprio il capitano amaranto, trova l'1-0 in apertura di ripresa. Un gol importantissimo al 7° minuto. Canapini, stacco ancora di Tiradossi, poi Sestini dentro verso Anselmi, Gallina anticipato, Anselmi, poi Gallina riesce con un guizzo finale a evitare che la palla finisca in porta. Pallone verso Smecca, Pellegrini ancora, diventa buono per il lancio di Tiradossi che sta scattando, lo scatto di Tiradossi, anticipa secco Falanga, Tiradossi, Gallina, Tiradossi, attenzione, vediamo cosa dice l'arbitro, dovrebbe essere calcio di rigore rosso anche, sì. C'è il rosso e calcio di rigore per l'Arezzo, con Tiradossi finito giù mentre stava per segnare il 2-0 al 16° minuto. Potrebbe esserci davvero la svolta della partita. Espulsione di Falanga che ha battuto Tiradossi, lanciato a rete, Tiradossi l'aveva anticipato. Tiradossi, secondo rigore di questa giornata per l'Arezzo, destro e rete, il raddoppio dell'Arezzo, spiazzato Gallina, e c'è il 2-0 amaranto con Tiradossi, e siamo 2-0 stavolta. Pallone perfetto, raso terra dell'amico
non si passa. De Pellegrini, se è ancora Tiradossi di prima per Joupai, Joupai che può attaccare lo spazio. Attenzione Joupai, Joupai, Joupai cerca la possibilità del tiro, gran tiro di Joupai. Bella azione davvero questa personale di Joupai. Controllato, poi si è spostato verso il centro e ha cercato la battuta. Ha fatto altri due cambi per la Carrarese. Sestini, Sestini bene, slalom, Sestini ancora, Sestini apre bene per Anselmi, Anselmi nella rigore, Anselmi col destro, va un passo dal terzo gol d'Arezzo con Anselmi. La Carrarese che cerca l'episodio magari per riaprire la partita, anche se con un giocatore in meno dell'amico. Attenzione interessante, traversa, traversa con deviazione, calcio d'angolo. Aveva battuto molto bene Lorenzo Dell'Amico questo calcio di punizione. Di nuovo Sestini, va a puntare l'uno contro uno, ancora Sestini, serve in area di rigore Teodori, Teodori, Sestini, destro di Sestini, largo. Siamo arrivati alla fine di questa partita e dunque arriva la terza vittoria pesante per l'Arezzo consecutiva dopo Pontedera e Pistoiese, battuta anche la Carrarese 2-0. Pellegrini al settimo del secondo tempo e poi al quarto d'ora il raddoppio su calcio di rigore di Tiradossi. L'Arezzo sale a quota 23 in classifica e dunque entra a pieno diritto nella zona calda della classifica, quella che vale l'accesso alle fasi finali di questo campionato. Adesso andiamo a sentire le parole di mister Dante Gioacchini. Insieme a mister Dante Gioacchini, una bella vittoria da parte della tua squadra, ha superato il primo tempo che non è stato facile, poi ha colpito nel secondo tempo, poi da lì diciamo che non c'è stata più gara, soprattutto dopo poi il raddoppio. È andata il primo tempo non benissimo su quello che era il nostro obiettivo di gioco e non abbiamo sofferto, però non abbiamo giocato come abbiamo giocato altre partite. Il secondo tempo un pochetto meglio, sempre non come chiedo io, però alla fine sono contento. Ecco, stanno arrivando anche i risultati, terza vittoria consecutiva senza subire gol peraltro, quindi anche i risultati diciamo rispecchiano un momento di crescita. Sì, diciamo che la partita della domenica è il feedback di tutta la settimana, lavorano bene e quindi la domenica portiamo a casa diciamo prestazioni abbastanza buone. Rispetto all'andata che c'era stata la sconfitta per 3-1, ecco, se dovessimo fare un bilancio dopo aver fatto un giro di campionato? Bilancio è sempre, io sono sempre positivo, quindi è sempre positivo anche se c'è da lavorare sempre per crescere, perché sono giovani, sono del 2002, quindi hanno neanche 17 anni qualcuno e quindi devono lavorare ancora. Comunque sono confronti interessanti, perché ho battuto la Pistoiese, oggi la Carrarese, che erano due squadre che comunque erano in zone alte della classifica. Sì, sì, no, questo è un bel confronto, la Pistoiese all'andata ci ha creato diversi problemi, domenica scorsa abbiamo fatto una buona partita, oggi uguale, continuiamo a lavorare, vediamo che succede.